45esima edizione del Vin Italy, un'edizione davvero notevole. Tantissima gente è arrivata, tantissimi operatori, ma soprattutto tantissimi operatori dall'estero. Quindi questo vi dà l'idea di come sia diventato ormai un appuntamento a livello internazionale questa fiera. Tantissime le regioni che non vogliono perdersi questa opportunità per questo appuntamento annuale. Una regione in particolare, il Friuli Venezia Giulia, che ha presenti più di 200 espositori, ma soprattutto una collettiva che supera i 90 presenti. A noi ovviamente il compito di portarvi le immagini in casa, ma soprattutto di portarvi le novità a livello nazionale e internazionale. Seguiteci! Quarantacinquesima edizione del Vin Italy, insomma, qui nel Friuli Venezia Giulia, direttamente il presidente Tondo. Presidente, insomma, ben arrivato, mi sembra che sia iniziato tutta la grande. Ma si è iniziato alla grande con un bel aperitivo, un buon friulano in calice. Noi oggi presentiamo dei grandi vini, non ci sentiamo inferiori a nessuno, ma soprattutto presentiamo una terra, presentiamo le cantine, il Collio, il Carso, presentiamo una serie di opportunità davvero straordinarie per visitare la nostra regione. Ecco Presidente, sicuramente il vino può essere un tramite per pilotare anche un grande turismo in questa regione così straordinaria. Ma non c'è dubbio, e lo verifichiamo quotidianamente, i nostri borghi, i nostri paesi, le nostre osterie, le nostre trattorie, i nostri ristoranti sono raggiunti da cittadini della Slovenia, della Croazia, della Germania, della vicina Carinzia, dell'Austria, e ovviamente di altri paesi, altre regioni d'Italia, per venire a gustare i nostri vini, a vedere le nostre località. E devo dire che l'agroalimentare, il vino, il prosciutto, i formaggi sono davvero di eccellenza. L'assessore Violino con i suoi collaboratori ha fatto un bel lavoro. Anche questa predominanza del legno che dà calore, che dà il senso davvero di una comunità rurale come la nostra, beh, mi piace davvero, perché è stata fatta anche una scelta comunicativa che mi pare davvero azzeccata. La semplicità, il legno, il calore, la terra, insomma tutto ciò che è Friuli. E dal presidente passo un altro protagonista sicuramente del Friuli, un personaggio della montagna, ma è un personaggio ormai internazionale, Mauro Corona. Insomma, tu Mauro, sappiamo che scrivi, sei un uomo vero, però sei anche un buon degustatore. Vorrei che questi incontri siano un pretesto, anche, soprattutto un motivo, per non più demonizzare il vino, ma educare al buon bicchiere di vino, a bere un bicchiere o due, anche ai giovani. Bisogna educare al bere, non proibire. Cosa proponi anche di bello proprio del Friuli da esportare fuori dalla regione a livello, diciamo, anche di vino? Perché in effetti possiamo comunicare anche un linguaggio particolare attraverso il vino, come dicevi te, appunto, con un bere consapevole. Ma i vini del Friuli, se mi dite cosa scegliere, come fai? Come scegliere una montagna più bella di un'altra? Il Friuli è un esempio, ma non perché si sentano o ci sentiamo superiori agli altri, perché siamo più artigiani della terra e ci diamo da fare. Siamo con l'assessore Violino e ovviamente, assessore, mi viene da chiedere, insomma, mi sembra che questo stand si sia presentato per l'ennesima volta alla grande con tutte le prospettive migliori per proporsi anche all'Italia e anche all'estero. Un ombrello sotto al quale 93 aziende, il migliore, il fior fiore delle aziende vitivinicole regionali si sono presentate. E con un cappello e con un'immagine unica, Friuli Venezia Giulia, tipicamente friulano, un marchio che è nato l'anno scorso e che oggi in questo Vin Italy sdoganiamo in maniera, come dire, ottimale. Mi pare sia un buon preludio, il giro c'è, abbiamo visto molta gente, molti buyers, molto movimento, e quindi questo è importantissimo, perché il fine ultimo comunque sono le aziende e il vino che è il protagonista. Diciamo, il Friuli è un piccolo compendio dell'universo da un punto di vista, come dire, territoriale, morfologico. C'è una innumerevole serie di vini, molti dei quali autoctoni, che costituiscono delle particolarità che vanno gustate sul territorio. Il vino bianco friulano fa da apripista per una serie di altri vini molto importanti, dal peduncolo rosso alla ribolla, ma lo stesso prosecco, che costituiscono veramente uno degli ambasciatori delle produzioni agroalimentari nel mondo del Friuli. So che ci sono anche nuove prospettive e nuovi progetti. In questa sorta di Rural New Deal, di rinascimento rurale, oltre al vino c'è tutta una serie di rilanci da operare, dal Montasio friulano alla trota friulana, alla pezzata rossa italiana, ma che ha origine in Friuli, che stiamo rilanciando.
c'è il resto del suino friulano che viene certificato con marchio AQA, un marchio del nostro ente di sviluppo agricolo, qualità altissime, numeri che possono oltrepassare i confini regionali. Salutiamo anche un amico che è Renzo Bossi qui presente. Ciao Renzo, ben arrivato, tu non manchi mai all'appuntamento al Vinitaly qui in Friuli. Beh, assolutamente, ma non solo, anche alla BIT per esempio, passo sempre a salutare la regione Friuli che accoglie sempre in modo molto bello. Tu ti stai promuovendo per far capire ai giovani che bere vino fa bene, bisogna berlo solo con parsimonia e di qualità. Beh, ma questo sicuramente, non bisogna stare attenti, gli eccessi non vanno mai bene, no? Quindi è importante, soprattutto un giovane che dica ai giovani stiamo attenti su questo. Quindi Vinitaly insegna anche quello, cioè bere ma stando attenti. Oltretutto al Vinitaly possiamo vedere quelli che sono vini di grande qualità, dal Friuli a tutte le altre regioni che vengono a proporre i propri prodotti. Siamo convinti che comunque il rilancio del paese nasce dalla valorizzazione del territorio. È palese che siano le istituzioni vicine al territorio, i comuni, le province e le regioni, che hanno la capacità di selezionare quelle che sono le proprie tipicità, le proprie tradizioni e valorizzare la propria storia. Allora così rilanciamo tutto il nostro sistema. Anche il Vinitaly è un rilancio del sistema turistico di ogni realtà. È legato al vino, ma è legato a tutte quelle che sono le tipicità del territorio. Mirko Bellini, direttore dell'ERSA, nonché anche diciamo manager qui a gestire lo stand del Friuli Venezia Giulia. Ecco Mirko, a te voglio fare una domanda specifica. Ho intuito che probabilmente i produttori devono un po' convertire la mentalità, diventare un po' più imprenditori anche d'immagine, non solo di legame forse alla terra. Ma il passaggio è fondamentale, è un passaggio storico per le aziende. Nei momenti di crisi c'è la necessità di stare sui mercati, di conoscere i mercati. Stare sul mercato e conoscere il mercato vuol dire viverlo. A quel punto non puoi pensare di stare solo a casa, ma devi uscire. Imprenditore perché? Perché uno che oggi vende vino fa da banca, soprattutto se lavora con l'Horeca, in quanto gli incassi non sono più in contanti, non sono più al momento di vendita, ma sappiamo quali sono le dilazioni di pagamento. C'è la necessità di conoscere i clienti, c'è la necessità di dare al mercato quello che il mercato vuole. Non sono più solo uno che produce, ma cerco di vendere il mio prodotto, la mia immagine, il mio territorio e cerco di portare gente all'interno della mia azienda, perché solamente così riesco a consolidare la mia immagine. Vendere in casa vuol dire incassare subito, vuol dire far conoscere il proprio prodotto, vuol dire far conoscere la propria realtà. Teniamo presente che il Friuli produce il 2% del vino nazionale, si parla solo di qualità. Oggi qui a Vinitaly ci sono 200 aziende friulane, siamo la quinta regione come presenza, quindi vuol dire che abbiamo poco prodotto, molto buono, distribuito su tantissime aziende. Presente allo stand del Friuli Venezia Giulia abbiamo il vicepresidente della fiera, Claudio Valenti. Io lo ringrazio perché è venuto a trovarci. Claudio, insomma, mi sembra che come tutti gli anni il Vinitaly sia un appuntamento imperdibile a livello internazionale. Beh, quest'anno penso ancora di più perché abbiamo iniziato già da alcuni mesi in pratica attraverso il discorso del 150° anno dell'Unità d'Italia a portare i vini italiani nel mondo, a farlo presentarlo a New York. Però quello che ci tengo a dire è che tra le 4.600 aziende presenti qui a Verona ci sono proprio le eccellenze del vino italiano, oltre naturalmente anche presenze considerevoli dal punto di vista internazionale, a dire che l'Italia è proprio la culla del buon gusto, come piace a te dire. Il Friuli, permettimelo qua, gioca un ruolo abbastanza importante, in effetti è presente con questo nuovo stand e mi sembra che sta giocando insomma un ruolo primario. Siete stati bravi, però in primis è il vostro prodotto che attira la gente, voi siete grandi comunicatori, avete fatto un bellissimo stand, però i vini friulani sono eccezionali. Il Friuli è sempre stato all'interno di un rapporto europeo che deve essere rilanciato all'interno del Mediterraneo, ma all'interno di tutta Europa. Giovanni Rana, quando c'è il Vinitaly non manchi mai. Non solo i vini, le persone a fabbriche, i friulani, ma anche la gastronomia.
la grande cucina del Friuli che veramente si distingue non solo con i vini, che io amo particolarmente perché sono sempre di quelle cucine veramente casarecce, come chiamo io, che il Friuli è madre, padre di tutte queste grandi specialità che ci orgoglisce in tutta Italia. Tu hai assaggiato uno dei classici e grandi vini bianchi del Friuli Venezia Giulia, cosa ti è sembrato? Una cosa eccezionale, infatti è un vino che impegna, perché qua bisogna avere un bel panino dentro nello stomaco, perché sennò, però in abboccato, il salino, la roba è eccezionale, veramente. Parlavo con Claudio prima, dice va bene, i vini bianchi friulani sono i top assolutamente, sono impegnativi ma sono molto molto buoni. Beh, lei non poteva mancare direttamente da New York, qui allo stand Friuli Venezia Giulia, Lidia Bastianic. Anche tu presente qui al Vinitaly, è importante esserci, no? In assoluta, guarda, perché qui devi esserci, uno per esporre il tuo vino, ma l'altro perché vedi tutti, un'opportunità di salutare amici, di gustare dei vini nuovi e una celebrazione del vino italiano. Cosa vuol dire comunque essere presenti a New York con vini di qualità anche dal Friuli Venezia Giulia? Ma tu sai che io il primo ristorante ho aperto nel 71, dunque è da anni già che vengo. All'inizio venivo a ricerca per tutte le regioni per portare indietro, perché volevo portare l'italianità vera e propria agli americani. Devo dire, dall'altra sponda, gli americani sono ben pronti e vogliono, adorano tutto ciò che è italiano, sono anche ben informati, vengono a viaggiare, leggono, seguono tutte le trasmissioni televisive e sono ben aggiornati sulle cose italiane. Dunque, le cose giuste, i prodotti tradizionali, i vini buoni vanno benissimo. Siamo con Stefan Maus, lui viene dalla Germania, 15 anni che scrive di vino italiano. Stefan, com'è la situazione del vino del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale? Appena ho pubblicato un libro, ho girato l'Italia per lungo e largo e il Friuli ovviamente ho anche visto in Germania, per cominciare. Il vino friulano viene visto come con una grande capacità sui bianchi soprattutto, ma c'è ancora da comunicare quella bellezza. Sicuramente gli ultimi 10 anni erano gli anni del rosso, no? Il rosso, Toscana, Piemonte era la grande, no? Adesso sta ritornando il discorso ai bianchi di pronta beva, ma lo stesso anche ai grandi, con grande potenziale anche di longevità, e così sicuramente i friulani danno qualcosa di speciale. Non poteva mancare il grande sport allo stand del Friuli Venezia Giulia qui al Vinitaly, e siamo proprio in presenza di due giocatori dell'Udinese, una squadra che sta stupendo sotto tutti i punti di vista. Siamo con Manuel Badù e Mattei Vidra. Ben arrivati ragazzi. Insomma, Manuel, dimmi un po', come si alimenta un giocatore di calcio? Cosa mangia? Fate un'alimentazione sana, equilibrata, no? Piace pasta, pomodoro, anche pollo. Dopo, prima la partita io ho mangiato un po' di pasta, pomodoro, anche io dormire tanto, dopo io dormire un po' concentrato per partita, così io. Senti Manuel, tu vieni dal Ghana, hai vinto il campionato del mondo Under 20 del Ghana e sei arrivato qui a Udine, sei andato in Spagna, poi sei arrivato qui. Come ti trovi a Udine? Udine è bella, tutti parlano con me, io mi piace a Udine perché anche i presidenti, anche i giocatori, anche gli allenatori, anche il marketing, tutti con me, anche io mi piace Udine. Senti Mattei, qual è la cosa che preferisci mangiare quando sei libero di mangiare a tavola? Mi piace salmone con un patate, anche prosciutto crudo e formaggio, tutto qua, perché qua è mangiare buonissimo. Siamo con il Sonora, ospiti nostri, grazie ragazzi di essere arrivati. Cosa si prova arrivare a avere un successo così, Diego, e soprattutto essere anche Veneti Doc? Beh, essendo di Verona non potevamo mancare qua al Vinitaly. Per quanto riguarda successo, anche se siamo giovani, tra virgolette, perché io ho 24 anni, mio fratello 29, è molti anni che sogniamo nei locali, ci siamo fatti molta gavetta, ci riteniamo tra i fortunati che hanno ottenuto, tra virgolette, il successo, insomma. Dalla musica passiamo un attimo anche a quello che è il Vinitaly, Luca. Insomma, si dice che i giovani non sanno bere, invece secondo me oramai il bere consapevole è entrato anche nella mentalità dei giovani, no? Per noi italiani il vino è un patrimonio culturale e il saper bere bene
e soprattutto con intelligenza, abbinato alla nostra fantastica concina, è sicuramente fondamentale e, come dicevo prima, un patrimonio culturale. Jan D'Agata, ben arrivato. Jan, inevitabile una domanda: questi grandi vini bianchi friulani hanno un nome nuovo, friulano, ma hanno una grande tradizione, un tuo punto di vista? La grande tradizione del Friuli Venezia Giulia è meritata, perché il vino bianco italiano di qualità nasce col Friuli Venezia Giulia. Il rinascimento del vino bianco italiano avviene negli anni 70, prima produciamo vini che erano massimo buoni per circa 6 mesi e diventavano ossidati subito dopo. E grazie ad alcuni produttori leader del Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto in modo che il vino bianco italiano diventasse importante e buono, e da lì tante altre regioni hanno poi imparato e copiato, e se oggi facciamo vini bianchi in tutte le regioni d'Italia questo non era sicuramente il caso 20 anni fa. Dal tuo punto di vista, quale può essere l'accorgimento per far sì che ci sia magari qualche ritocco a questi grandi vini del Friuli Venezia Giulia? C'è un bene e un male in questa domanda. Il bene è che il Friuli Venezia Giulia ha lavorato sempre benissimo, molto più di tante altre regioni italiane. Noi in Friuli Venezia Giulia non abbiamo mai perso i nostri vitigni autoctoni, e quindi questo è un posto dove abbiamo ancora Refosco, Schioppettino, Picolit, Verduzzo, Tazzelenghe, Vitosca, Malvasia Istriana, non si dice più Malvasia, Friulano, Ribolla Gialla e via dicendo. Questo non è il caso di tante altre regioni italiane. Noi possiamo offrire ai mercati di tutto il mondo, che ormai ne hanno le scatole piene di Chardonnay e Sauvignon, che pure sono buoni, ma che ormai si fanno dappertutto, mentre Picolit, Pino Bianco di qualità, Pino Grigio di qualità, Ribolla Gialla e Friulano li facciamo solo noi. Una critica che spesso si sente all'estero è che i nostri prodotti, intendo questi a Friuli Venezia Giulia, sono leggermente costosi rispetto ad altri vini bianchi. Purtroppo il costo del lavoro di una vigna in collina è quello che è, il costo del lavoro in Italia è pure quello che è. Dove noi dobbiamo lavorare, e questo lo sta facendo in maniera davvero egregia l'ERSA, è nella divulgazione, nella promozione dei vini del Friuli Venezia Giulia, per far capire ai mercati del mondo perché bisogna spendere un quid in più per questi vini, perché il Pinot Grigio del Friuli Venezia Giulia è molto più buono di quasi la totalità degli altri Pinot Grigi fatti in Italia. E quindi questo valore aggiunto va purtroppo pagato in più. Passiamo da Jan D'Agata, grande giornalista, a Flavio Tosi, sindaco di una città importante come Verona. Verona in effetti è, questa kermesse la vive in una maniera speciale, no? C'è un'affluenza straordinaria di operatori, non solo di visitatori. Siamo stati baciati dal bel tempo, e quella sicuramente è una fortuna. E quindi questo sarà veramente il vinile dei record nonostante la situazione. La città lo vive bene perché capisce il beneficio che porta all'economia locale, ma poi all'economia del paese, perché regioni come il Veneto, come il Friuli, come il Trentino Alto Adige su questo tipo di produzioni ci campano. Un vino del Friuli Venezia Giulia a cui magari sei particolarmente legato? Io quando sono a tavola i rossi in genere bevo o veneti o toscani, i bianchi in genere bevo o Trentino Alto Adige o Friuli vini del Coglio, perché sono fruttati, sono migliori dei nostri. Lo devo dire da Veneto, devo dire che i bianchi, io bevo i bianchi del Friuli e del Trentino Alto Adige. Ebbene, allora, visto che siamo in chiusura di Vinitaly, questa 45esima edizione straordinaria qui da Verona, non ci resta che fare un cin cin con un buon friulano in buona compagnia e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!